Allora, i temi che lui ha affrontato e messo in risalto centrali del comitato, abbiamo parlato università, soprintendenza, scuola via Francigena e scuola pitagorica, di cui poi lei senz'altro approfondirà il discorso, no? Piero, siccome tu sei più addentro a queste tematiche, perché ci hai sempre seguito, forse è il caso di iniziare proprio con Piero Bitetti, ti presenti anche con la tua lista. Grazie per l'invito. Devo essere a Leporano, quindi alle 6 dovrò andare via. Ma tutti hanno impegni, sì, sicuramente. Sì, no, lo facevo, però non, perché siccome pensavo di dover essere l'ultimo, e quindi ci tengo a essere corretto con tutti. Ora, grazie innanzitutto per l'invito e per il confronto. Confronto doveroso, perché non ci si confronta più. I candidati sono tanti. I candidati presidenti sono tanti e i candidati consiglieri ancora di più. E noi candidati abbiamo il dovere di informare i cittadini, di prospettare le nostre idee. I cittadini hanno il dovere di informarsi su quelle che sono le idee dei candidati, perché poi si dovranno scegliere i loro riferimenti. Va bene, professore, a parlare di riferimenti. Ma congratulazioni anche per la location. Beh, questa non è nostra. Effettivamente è una location bella, che la città ha messo a disposizione, un polmone verde, una struttura con dei cenni storici molto importanti. Cenni storici si richiamano, ad alcuni cenni storici si richiama il documento. Entro nel vivo. Allora, io ho già sottoscritto il documento, l'ho letto. Ovviamente per me non è nuovo, io riconosco al Comitato Qualità della Vita un lavoro meritorio che riguarda la nostra comunità. Loro danno un contributo veramente utile, fa bene la professoressa ricordare che, anche perché il professore è persona umilissima, ma è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, dicevano i vecchi romani, gli antichi romani. Ma anche per loro sono giovani, non so. Ora le battaglie che sono state fatte sono tante. Sono tante davvero, alcune non le ha citate, ma alla fine sono battaglie che si fanno per la collettività, per la comunità, per la crescita, per legarci a quelle che sono le nostre radici, i nostri valori e a quelle che sono le prospettive. Ora noi candidati dovremmo parlare di prospettive, dovremmo dire, oltre a quello che ognuno di noi fa, quello che intenderebbe fare, quindi da eletto. Ognuno di noi deve dire quelle che, diciamo, sono i punti focali. Bene, sicuramente, ovviamente noi abbiamo già condiviso dei percorsi, io sarò molto tenace nella lotta per ottenere l'autonomia dell'Università di Taranto. Ora, poi il nome lo sceglieremo al meglio, ma l'Università di Taranto si traduce in identità del territorio, di scelte, facoltà che purtroppo a volte sono state soppresse perché la facoltà di Bari aveva dei legittimi motivi per sopprimere, ma che a noi invece non andava bene. Noi siamo convinti che quelle facoltà, oltre a caratterizzare il territorio, sarebbero state, qualcuno parlava di importare i cervelli. Il nostro obiettivo è non soltanto quello di frenare l'emorragia di cervello, ma soprattutto di importarlo. Come possiamo importarlo? E possiamo importare andando a individuare delle facoltà di nicchia, perché se noi facciamo facoltà diffuse, duplicati, ci sono università più storiche della nostra, ammesso che noi dovessimo avere una storia, non ce l'abbiamo, e che chiaramente, voglio dire, sono un po' più attrattive per nomea, per il corpo docente, per storicità. Bene, andando a individuare delle facoltà nuove, tipo quelle citate nel documento, un'altra che mi viene in mente da affiancare al Politecnico può essere l'aerospazio, dove, diciamo, parliamo di facoltà che il territorio esprime, quindi noi abbiamo realtà che riguardano l'aerospazio, e una facoltà legata all'aerospazio consentirebbe ai ragazzi non solo di formarsi ma anche di rimanere a vivere, perché avrebbero la risposta nel mondo del lavoro. Ecco, questi sono i concetti
che vogliamo esprimere. La stessa medicina, nel momento in cui riesce a individuare una specializzazione idonea a trattenere i ragazzi, oltre a trattenerli, oltre a caratterizzare la facoltà dal punto di vista dello spessore della stessa, può generare nuovi arrivi, che ora ne dico una, oncologia, dove purtroppo abbiamo qualche esperienza in più e dove grazie a quegli accordi con il Ministero e con il Governo avremo...